i luoghi nel ciclismo decidono le corse talvolta più delle qualità dei corridori. E sulla salita di Otakam, Leonardo Piepoli forse deve aver pensato ai tanti chilometri d'asfalto lasciati dietro alle sue spalle nel corso della lunghissima carriera di uno di quei corridori che non si possono definire semplicemente gregari, ma colonne impercettibili, fatte di umanità ed esperienza. È stata una giornata particolare sui Pirenei, dove il sole non si è visto, a scaldare il cuore e la pedalata del gruppo migliaia di persone, come sempre, perché il ciclismo non tradisce, meno che mai le salite. Là, dove Alejandro Valverde, Andy Schleck e Damiano Cunego hanno reso le loro armi alla corsa, si è percepito solo a tratti il guizzo di Cadel Evans, in giallo per un solo secondo. Discorso a parte per Riccardo Riccò. Due tappe e ora altrettante maglie, quella del miglior giovane e i quattro rossi riservati agli scalatori. Il suo tour resta aperto. Accanto a sé, un compagno di viaggio che sa vincere, ma sa... Buonasera da Otakam. Questa montagna che sovrasta Lourdes ha sentenziato che né lo spagnolo Valverde né il nostro Damiano Cunego potranno vincere il Tour de France. La sintesi di questa decima tappa con Davide Cassani. Sette corridori in fuga dal 40° chilometro, tra i quali Cancellara, che sarà determinante per la tattica della CSC. Tra loro evade Di Gregorio, giovane scalatore francese. Classe 1985 di Marsiglia, aveva 9 minuti di vantaggio ai piedi del Tourmalet. Forcing di Jens Vogt, squadra CSC. Tra quelli che pagano anche Damiano Cunego. Il veronese si stacca a 3 km dalla vetta. Subito dopo si stacca anche Alejandro Valverde. Manca poco il Gran Premio della Montagna. Di Gregorio tutto solo sul Tourmalet, il suo vantaggio nei confronti del gruppo maglia gialla è di circa 6 minuti. Tiene molto bene Vincenzo Nibali, lo vediamo alla ruota di Piepoli. Allunga Riccardo Riccò per guadagnare punti validi per i Gran Premi della Montagna. Minimo sforzo per guadagnare la maglia Poix, sarà sua al termine di questa tappa. Dal Tourmalet all'inizio di Otakam, 30 chilometri lunghissimi per Di Gregorio, che perde qualcosa come 5 minuti dalla CSC trainata da Fabian Cancellara. Era andato in fuga apposta lo svizzero. I 40 secondi di ritardo del gruppo Valverde Cunego in cima al Tourmalet diventano 3 minuti. E questa è la salita verso Otakam. Raggiunto Di Gregorio, scatta Frank Schleck. Un'azione che risulterà deleteria per il giovane Schleck, Andy. Eccolo inquadrato, miglior giovane fino a stamani. Perderà 9 minuti, si stacca ma non crolla, Kim Kirschen. È un forcing da parte della Sonier Duval. Tutti si aspettavano Riccardo Riccò, invece a rompere gli indugi è Cobo, corridore 26enne che viene dalla Cantabria. 37 anni invece li ha Leonardo Piepoli, ma non li dimostra. È lui che si porta all'inseguimento di uno scatenato Frank Schleck. È il secondo attacco per il campione del Lussemburgo. È proprio Leonardo Piepoli a riportarsi su Frank Schleck. Delude Carlos Sastre, che doveva essere il capitano per questa tappa pirenaica. Maglia celeste, un sorprendente col, va a raggiungere in fuggitivi insieme a lui Cobo. Fa parte di questo quintetto anche Vladimir Efimkin della G2R. Tiene, non molla, Kim Kirschen, così come il nostro Vincenzo Nibali. Resta con Evans, Menchov e Sastre. Per Riccardo Riccò probabilmente la giornata non è come quella di ieri ed è per questo che lancia in fuga i due compagni di squadra. Resistono molto bene sia Valverde che Damiano Cunego. Hanno approcciato la salita finale con più di 3 minuti di ritardo e questo ritardo lo manterranno sin sul traguardo. Anche Frank Schleck non tiene il passo dei due scatenati uomini della Sonier Duval. Mancano 2 km e 400 metri. Dietro Menchov con Cadel Evans e Riccardo Riccò. Non c'è Nibali, si è staccato. Ultimo chilometro per Cobo e Piepoli, ormai saranno loro a giocarsi questa tappa pirenaica. Leonardo Piepoli nella sua lunghissima carriera si era giudicato tappe al giro, tappe alla vuelta, mai al tour. Con Kirschen in ritardo ormai è un testa a testa per la maglia gialla tra Cadel Evans e Frank Schleck. Il lussemburghese sta infatti guadagnando circa 2 minuti all'australiano. Piepoli vince questa tappa di Otakam, secondo è Cobo, terzo Schleck. Poi quarto col, quinto e Finkin, Riccò regola il gruppo dei battuti a 2:17. Per Vincenzo Nibali un ritardo di 3:40, per Kim Kirschen di 4:19. Damiano Cunego arriva assieme a Valverde
con un ritardo di 5 primi e 50 secondi. Nuova maglia gialla per un secondo Cadel Evans. Guadagna 12 posizioni Riccardo Ricò, per lui anche la maglia bianca di miglior giovane e la maglia Pois come miglior scalatore. Dodicesimo in graduatorie Vincenzo Nibali, quattordicesimo Valverde a 4,41, solo sedicesimo Damiano Cunego a 5,37. È una grande squadra e sono contento. Cosa è mancato oggi a te? Ma sai, lo sforzo di ieri, mi sono dovuto difendere perché le gambe non erano al massimo. Quanto vale per te questa vittoria? L'hai aspettata un sacco di anni perché non sei proprio un ragazzino. Sì, l'ho aspettata tutta la vita, l'ho sognata tutta la vita. Stanotte difficilmente dormirò, per fortuna domani c'è giorno di riposo e la racconterò al mio bambino, sono felice. Questa maglia gialla è arrivata. Tanta sofferenza e poi ancora di più oggi, ma cioè, ciclismo così, ma anche una bella sport, cosa si danno ciclismo, si danno indietro. Io ho lavorato tanti anni per questa corsa e anche altri, ma soprattutto questa maglia gialla. E c'è qualcuno in Italia veramente Gallarate, Castellanza, così mi sembra molto contento oggi. Queste le voci dei protagonisti e come abbiamo visto una classifica che era impossibile prevedere alla vigilia. Domani giorno di riposo, noi saremo regolarmente in onda da Po con immagini di conferenze stampa e allenamenti. Grazie per l'attenzione, appuntamento a domani sera.